Fedez sta in live con degli amici e vuole fare uno scherzo telefonico a Matteo Salvini. Lui spera che non risponda. Ciao a tutti, se vuoi. Proviamo Salvini. No. Dai, sì. Dai, sì, no. Lui mi conosce. Mi conosce 100%, fiati. Mi conosce, sicuro. Ti conosce. 100%. Però nel frattempo non mi risponde alle 23. Ma posso dire che mi è partita la chiamata? Sì. Se risponde, metto giù, poi lo richiamo e dico scusa. Scusa, ma è la chiamata. Sì, sì, sì. È mio fratello. Sì, sì, sì. Ma no. È che io e te lo conosco. Giuro. Ele, guardami. Ma perché? Ma dico, metto giù. Ma alle 23 la gente non dorme. Adesso guarda che la Ma tanto non risponde, raga. Non risponde Salvini. Che senso risponde una tipa alla salvata? Allora, facciamogli una proposta. Shhh, però. Secondo me non risponde. No. Ma non risponde. Pronto? E aspetta, adesso di come è partita la chiamata? Scusi, ministro. Ma pensavo parlasse. Ma pensavo che potessi dire ciao. Mi scusi, ministro. Allora. Posso salutarlo? Potevo salutarlo? Vabbè, chiamiamolo a scusarci. Sì, no, dai, dai. Lo dico io. Tolgo, no, però esci da qua. Sì, sì, sì. No, non metto io voce, no. Ma importa. Ma io adesso mi giro. Fede che si sta capicci. Sì, sono un bugiardo. Fede. Occhio lì, No, non mi rispondi più. Aspetta, oh, aspetta la cover. Matteo, scusa, mi è partita la chiamata, perdonami. Ciao, tutto bene? Come stai? Tutto bene? Bene, 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 bene. Sei contento? Tutto, cioè, va bene. E mai. Dai. Dai, un abbraccio. Sentiamoci sti giorni. Dai, dai. Un abbraccio, ciao, 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 ciao. Ciao. Fede, devo salutarlo io. No, bro, dai. Ma che lo conosco. Ma lo conoscevo, te lo giuro su quello che vuoi. Alla fine Matteo Salvini risponde e Federico deve richiamarlo per chiedergli scusa e fa una brutta figura.